saluto agli amici che sono qui vicino a me, al tavolo dei presentatori, diciamo, di questo libro, e a voi tutti che siete qui intervenuti questa sera. Io, 6-7 anni fa, mentre anch'io mi cimentavo nella commedia I Tre Viziosi, perché facevo parte, diciamo, dello staff con Olga, dissi ad Olga: ma perché dobbiamo godere solo noi di queste scene, di queste bellissime scene, di questi bellissimi passi che ci sono in questa commedia? Noi e il pubblico, per la verità, è stato sempre numeroso, anzi numerosissimo, e non gli altri che magari non possono venire, oppure sono fuori, oppure qualcuno che vuole rivivere, diciamo, queste scene. Perché non le scriviamo? Gli ho detto, perché non li scrivi? Beh, lei mi disse: va bene, adesso non me la sento, ci penserò, magari se avrò voglia, se avrò un po' di tempo libero lo farò. Ebbene, grazie ad Olga per quello che hai fatto fino adesso e che farai sicuramente dopo, conoscendo poi i tuoi programmi. Quindi finalmente hai esaudito il mio desiderio, quello di mettere nero su bianco queste magnifiche esperienze dialettali. Vedete, con il passare delle generazioni, i dialetti, i modi di dire, non si cancellano ma si trasformano, e magari viene un po' storpiata quella che è la parola originaria, che veramente è fonte di orgoglio per il Brianese. Noi, sapete, siamo una cittadina, un popolo che siamo fortemente attaccati alla tradizione, a come si faceva una volta, e anche i nostri compaesani. Io qualche anno fa sono stato in Argentina e sentivo parlare dei compaesani nostri dei termini che io francamente non conoscevo, termini antichi, anche dei cibi preparati come si faceva una volta, perché lì in effetti si è conservata questa che è la tradizione, e quindi anche il dialetto belvederese. Conservare il dialetto è segno di cultura, ci aiuta a capire l'indole, ci aiuta a scoprire il nostro essere, ci aiuta a scoprire quello che è il belvederese. Noi, in quanto siamo belvederesi, siamo orgogliosi di mantenere quella che è la nostra, i nostri modi di dire, i nostri modi di fare. Con queste commedie Olga sicuramente ha colto nel segno quelle scenette di vita che già ognuno di noi, specialmente chi è di Belvedere, se li immagina come se l'avesse già vissuto personalmente. E questo è un lavoro che noi a nome mia, dell'amministrazione, a nome di tutta Belvedere. Io vorrei soltanto leggere brevemente questa presentazione, una presentazione fatta, come si dice, a naso, così, con spontaneo consentimento, che non vuole essere, anche perché non sarei capace, una critica di un certo livello, perché non faccio questo. E vorrei leggerla brevemente. E conosco Olga da anni e ho assaporato il vivere da attore con lei, passando dai panni dell'avvocato nei Tre Viziosi alla figura di Pietro nell'Uomo della Croce, o all'uomo bizzarro nella farsa L'importanza di chiamarsi dotto. In quei momenti ho gustato la gioia dello stare insieme, la febbrile emozione delle luci del palco e, come dire, l'armonia di una ballata dai suoni antichi che è il nostro dialetto. Olga canta un modo popolare fortemente folcloristico, una realtà storico-sociale ancorata ad usanze e costumi atavici, ma nello stesso tempo in pieno fermento. Vario nei temi e nei motivi, traboccante di colore, il suo teatro sorretto dalla ricchezza dialettale raggiunge risultati felici quando rappresenta gli aspetti singolari e autentici della sua Belvedere, mediante personaggi che celano grandi problemi dietro una maschera consonatoria e ironica. Il teatro popolare di Olga propone un mondo volutamente semplice ed elementare, popolato di ingenue e scaltre pezze di umanità bonaria. A Rotunera, ad esempio, un'altra commedia che penso che la scriveremo. Gaia e bizzarre figure, Tre Viziosi,
grottescamente spregiudicate, aristocratiche, politiche, creature disperate, a grazia, che testimoniano una condizione di emarginazione, di sopraffazione culturale ma interiormente sana. Abile nel ritracciare lo spessore del personaggio per mezzo del dialetto ricco di espressione, di sfumature metaforiche, di modi di dire, trova come lei stessa dichiara il mezzo adatto a rendere il pensiero, il costume, il sentimento del mondo variopinto del suo paese, svelando tensione sociale, malessere quotidiano e precarietà esistenziale. Con Olga, autrice della prima opera in dialetto belvederese, viene gettato un seme per il recupero e la valorizzazione delle nostre radici culturali, che il tempo ha velato di arcano mistero. Ecco, io dico grazie Olga, noi come amministrazione saremo sempre con te, per quello che possiamo fare anche sia economicamente sia di starti vicino, perché vogliamo fortemente che il nostro dialetto, le nostre scene di vita dialettale, che poi se, alla fine poi come vedete nel libro ogni commedia poi alla fine ci sono anche tutti, diciamo, tutte le espressioni sono tradotte in italiano, quindi è una conservazione di questo dialetto, possano arricchirci e possono restare come testimonianza di una storia di Belvedere, una storia di gente che, lasciatemelo dire, lo ripeto ancora una volta, è fortemente orgogliosa delle proprie radici. Grazie Olga. Allora, buonasera a tutti, io sono Attilio Romano, sono qui per parlare un po' del dialetto e del libro di Olga. Non siamo in molti, però noi diciamo c'è un po' che sì e c'è un meglio stato, quindi non ci possiamo lamentare. La serata è pure tranquilla, anche se facciamo un po' tardi, non è poi la fine del mondo. Con questo non voglio dirvi che parlerò 3 ore, perché sennò ve ne andate prima e allora non mi conviene. Io ho conosciuto Olga in occasione di alcuni incontri per studiare il dialetto. Ho conosciuto Olga, è acceso il microfono, Giorgio. Ho conosciuto Olga insieme ad un'altra poetessa di Belvedere, che è Teresa Rogato, alla quale io stasera mando un affettuoso saluto e vi pregherei di aggiungervi a me con un applauso. Abbiamo parlato del dialetto dell'Alto Tirreno, abbiamo parlato con alcuni amici del dialetto calabrese, certamente qui c'è anche qualcuno che calabrese non è e quindi sa che il dialetto nostro è un po' problematico, variegato, complesso, è un dialetto che è legato alla nostra storia, ai momenti storici che noi abbiamo attraversato con la presenza di alcuni popoli, con la presenza di alcune invasioni, con la presenza di alcuni conquistatori. Ognuno ha lasciato qualcosa e quindi ognuno ha lasciato anche delle parole, dei vocaboli. E noi stasera, anziché di fare una sagra di polpette e di melanzane, facciamo un po' una sagra di parole. Anche questa fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Ma il dialetto nostro, dicevo, è piuttosto complesso. C'è stato uno studioso tedesco che molti di voi conosceranno per nome, che si chiamava Gerhard Rolfs, il quale ha passato tutta una vita a studiare alcuni dialetti, in particolare quelli della Calabria, perché i dialetti nostri sono tanti. Rolfs non ha studiato stando al tavolino, né ha mandato delle persone a fare la ricerca dei vocaboli sul campo. Non era questo il compito di Rolfs. Andava lui di persona a fare le ricerche. E io ricordo quando venni a Paola,
a tenere una conferenza sul dialetto e ricordo che ci mise intorno a sé e con delle schede in mano chiedeva ad ognuno di noi come si diceva quel vocabolo e lui lo scriveva, quindi una ricerca fatta personalmente da lui sul campo, ed è arrivato a delle conclusioni, a delle ipotesi secondo le quali il dialetto calabrese è un po' contraddittorio, come contraddittorio alla regione anche dal punto di vista fisico. E secondo Rolfs, dal punto di vista linguistico, la Calabria potrebbe essere divisa in due sezioni. Da Catanzaro in giù sarebbe la Calabria grecanica, cioè quella più vicino alla Magna Grecia, quella più vicina al linguaggio greco, e non a caso nella provincia di Reggio ci sono ancora dei paesi dove si parla il greco antico, come Bova, Condofuri, Rogudi, non conservano solo le tradizioni dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista linguistico, e un popolo si identifica con la lingua, e i grecanici di Calabria, che sono un po' nella zona di cui vi parlavo, sono quelli che oggi costituiscono una delle minoranze etniche e linguistiche della Calabria, perché poi abbiamo gli occitani di Guardia, che hanno origine valdesi del Piemonte, abbiamo gli albanesi, che sono la comunità, la minoranza etnica e linguistica più numerosa che noi abbiamo in Calabria, parlo dei vecchi albanesi. Abbiamo anche i Rom, i quali ancora non sono stati configurati, voi sapete con una legge in Parlamento sono state riconosciute le minoranze etniche e linguistiche in Italia, per cui in Calabria sono stati riconosciuti gli albanesi, gli occitani di Guardia e i grecanici, e a Guardia si insegna anche la lingua provenzale, c'è una nostra amica che insegna nella scuola media la lingua occitana di Guardia. E quindi secondo Rolfs c'era questa divisione, da Catanzaro in giù la Calabria grecanica, da Catanzaro in su verso Napoli la Calabria latina, perché il discorso avviene tutto con la latinizzazione che c'è stata. Infatti se voi leggete i libri, le commedie, le poesie in dialetto napoletano, da Salvatore di Giacomo allo stesso Edoardo De Filippo, vi accorgerete che graficamente la lingua è molto vicino alla nostra come scrittura. Naturalmente poi cambiano i suoni, cambia l'addizione, perché il dialetto è appunto questo, è fatto di suoni, di dizioni, è la lingua madre, è la prima lingua che noi apprendiamo dalla mamma, dai vicini di casa, dai parenti, poi viene fuori l'altra lingua, che è quella nazionale, che è poi, come sapete, il dialetto toscano, che è diventato la lingua unificante dell'Italia, ma la lingua madre non è la lingua italiana, la lingua madre è il dialetto che noi apprendiamo da bambini. Poi diventa lingua madre la lingua nazionale a livello nazionale, è un altro discorso. Ma ora che i dialetti vanno trasformandosi e vanno perdendo anche non solo i loro termini, vanno perdendo anche il loro suono, le nuove generazioni non conoscono tanti vocaboli perché si sono perduti e si stanno perdendo ancora. Ma non significa che i dialetti si perderanno completamente. Quando è stato deciso che la lingua inglese sarebbe diventata la lingua unificante dell'Europa, non è che le altre lingue delle altre nazioni sono scomparse, sono rimaste, rimarrà anche il dialetto, naturalmente in modo ridotto, rimarrà nella misura in cui noi riusciremo a portarlo avanti parlando in dialetto anche in famiglia, perché quando si parla in famiglia, quando si parla tra amici, non è necessario parlare italiano, scusate,
Non è che facciamo poesia quando parliamo in casa, è giusto che parliamo in dialetto. Io ho vissuto per un periodo della mia vita a Roma e quando mi incontravo con alcuni paolani a Roma, tra cui un pittore che è Piero Sbano e altri amici di Paolo, noi ci incontravamo e avevamo il gusto di parlare in dialetto e dicevamo le parolacce in dialetto e ci dicevamo le male parole in dialetto per gustare proprio il dialetto nostro come era fatto e come è fatto. Quindi c'è questo fatto. E nella lingua c'è tutto un ricordo che si identifica. Ora c'è questa complessità, dicevo, nel dialetto calabrese, la Calabria greganica e la Calabria latina. Belvedere si trova nella Calabria latina, però Belvedere costituisce un'isola del dialetto. Lo stesso Rolfs, non è che lo dicesse soltanto a me o ad altri amici, Rolfs lo scrisse. E scrisse questa frase a proposito di Belvedere. Scrisse: dialetto con singolari fenomeni fonetici, e poi cita Gallain, eccetera. Quindi è un dialetto tutto da studiare e cercare di recuperare il più possibile. Naturalmente, qui stasera abbiamo un'occasione felice. Teniamo al battesimo ufficialmente una scrittrice, ecco perché io sono venuto in giacca e cravatta, se fossi venuto in camicia, dice che battesimo è questo, insomma. Allora io mi sono messo proprio tanto di giacca e cravatta perché è una cerimonia solenne. Si tiene a battesimo una scrittrice che è conosciuta non solo a livello paesano, che è già un fatto importantissimo fare cultura a livello locale, ma è conosciuta anche fuori della zona di Belvedere. Ebbene, Olga ha avuto un merito di cui parleremo dopo, perché Olga fa parte di quel discorso che si chiama donna e scrittura, come se le donne costituissero un fatto eccezionale per essere autrice, per essere scrittrice e per essere artista. Olga scrive da donna e infatti nelle sue commedie, guarda caso, vincono quasi sempre le donne. Gli uomini, caro sindaco, tu sei stato uno dei suoi attori, ma quando mai noi abbiamo vinto? Non abbiamo mai vinto. Vincono sempre le donne e in qualche modo Olga riesce a tessere delle vicende semplici e forse è qui il segreto di Olga. Lei porta nelle sue commedie e nei suoi scritti teatrali delle cose semplici, delle vicende semplici che però riesce ad articolare molto bene, a congegnare molto bene, e i dialoghi che scorrono con una facilità veramente eccezionale fanno capire anche il senso psicologico dei personaggi, perché con una battuta caratterizza un personaggio. C'è Donna Rosa, che è un personaggio caratteristico che è azzeccatissimo come donna, e ci sono altri personaggi maschili pure molto azzeccati, c'è Salvatore della Commedia, ecco, Salvatore della Grazia, che mi ha fatto pensare, questo voi conoscerete l'argomento, vedete anche delle sequenze che più tardi faremo vedere. Ebbene, questo personaggio che in sostanza è un popolano, che però in un momento politico in cui si deve eleggere il sindaco, lui esprime le sue opinioni, e lui mi ha fatto pensare a un collaboratore, caro Peppino, di un barone di Sersale che si chiamava Ricasoli, il quale aveva uno dei collaboratori che era un sempliciotto del paese, il quale collaborava con questo barone che si candidava alle elezioni. E pensate, lui era un poveraccio, un analfabeta, la moglie di lui era pure un analfabeta e una poveraccia, e allora loro nella loro povertà vedevano queste persone
che, dicevo, danno poi il lavoro ai poveri. Bene, loro, la donna pregava in chiesa quando il barone doveva candidarsi e diceva alla Madonna: aiuta, l'aiutate, che le poveri ci sono parate. Pensate un po', pregava per vincere quello. Non solo, ma questo collaboratore del barone, a un certo momento, per solidarizzare con il barone, disse al barone, dice: barone, state tranquillo, ci facciamo un culo alle poveriette, per dire che vincimo noi, insomma, no? Come se lui fosse stato... Ecco, quindi la forza anche nella espressione dialettale, che è molto significativa. Ma il nostro dialetto è arrivato al teatro un po' più tardi, ci è arrivato un po' dal 600 in poi, abbiamo le prime notizie, i primi dati, da certe scene carnescialesche che si facevano in piazza. Una delle prime notizie che abbiamo è la rappresentazione di una farsa avvenuta a Castrovillari, che si chiamava Organtino, questo personaggio Organtino, che tra l'altro era stata scritta da un sacerdote, questa farsa, e si faceva in pubblico, in piazza. E così il discorso di Carnevale poi prese piede, ma sempre in piazza, il discorso del dialetto nostro, del teatro. Arrivò più tardi in palcoscenico il teatro nostro, e arrivò anche con certi nomi, arrivò anche con una certa dignità, arrivò anche con un certo messaggio, perché il dialetto poi riuscì a portare alla gente i messaggi del popolo, perché nasceva dal popolo e perché parlava direttamente al popolo. E noi abbiamo avuto degli autori molto importanti anche nell'Ottocento, abbiamo avuto autori da non dimenticare, che non sono solo quelli che hanno scritto le commedie di Carnevale, perché abbiamo avuto anche La Maschera, noi, carnevalesca, che alcuni sostengono fosse una maschera calabrese, Gianguro, lo famoso, che si prestava a fare diversi personaggi, e quindi è considerato una delle maschere della commedia dell'arte, quelle che improvvisavano sul palcoscenico. Ma abbiamo avuto poi dei veri e propri autori di teatro che hanno portato dei messaggi importanti a livello teatrale. Quindi teatro e letteratura, ma soprattutto dialetto e letteratura, perché il discorso fila. Non è che non fila, il dialetto è una lingua, è la lingua. Quando dicono: ma quello è un poeta dialettale, per dire un poeta di seconda mano, insomma, un poeta che volete, un poeta dialettale, ma non esiste il poeta dialettale. Se il poeta che scrive è poeta, esiste il poeta e basta. Il dialetto è il mezzo, è lo strumento attraverso il quale il poeta si esprime. Poi c'è il discorso del vernacolo, chi scrive in vernacolo per raccontare barzellette e storielle è un'altra cosa, ma chi fa poesia lirica, chi fa poesia pure è poeta e si esprime in quella lingua. L'autore che scrive in dialetto scrive in quella lingua, e noi ne abbiamo avuto tanti anche in questo nostro secolo. Abbiamo avuto autori nella provincia di Cosenza, lo stesso Ciardullo, che era di Pedace, ha scritto non solo delle poesie, ha scritto tanti lavori teatrali che poi non potevano essere rappresentati durante il fascismo, perché ci fu Starace che proibì la rappresentazione di certi lavori teatrali, o comunque ridicolizzò la cosa, perché si voleva evitare il dialetto. Allora Ciardullo faceva rappresentare questi suoi lavori nel paese suo, che era Pedace. Ma noi abbiamo avuto gente come Nicola Giunta a Reggio Calabria, che però operava a Napoli e scriveva in dialetto reggino, un grosso autore dialettale. Abbiamo avuto anche altri autori dialettali di un certo livello, tra cui lo stesso Vincenzo Ziccarelli. Vincenzo Ziccarelli ha scritto molto anche in dialetto. Abbiamo avuto autori di teatro in lingua, ma abbiamo avuto autori di teatro e li abbiamo ancora. Quindi letteratura e teatro e dialetto si sono sposati tranquillamente e bene.
Ora questa sera noi abbiamo il caso di Olga, non posso farla troppo lunga perché abbiamo altre cose da far vedere stasera. Abbiamo il caso di Olga, che non voglio dire sia un caso letterario, però è un caso che non può essere assolutamente ignorato dai cultori della lingua dialettale e anche dai cultori della cultura del teatro, del teatro calabrese. Perché è un caso? Per il fatto che dicevo prima, perché il dialetto di Belvedere è un'isola. Olga, Teresa e chi scrive qui a Belvedere non hanno una tradizione scritta del dialetto, per cui loro stanno scrivendo per la prima volta. Qui Olga, io ho letto il libro una prima volta e naturalmente io non conoscevo il dialetto di Belvedere. All'inizio è stato un po' ostico, dopo il primo atto della prima commedia sono andata avanti un po' più speditamente, poi l'ho riletto e sono andata avanti un po' tranquillo perché ho capito anche la tecnica del linguaggio. Ma è un linguaggio singolare, allora il merito sta non solo nell'avere scritto il dialetto, le parole che poi vengono fuori dai dialoghi, anche alcuni modi di dire, alcuni proverbi, ma anche il glossario finale che Olga ha messo in calce a volume è di una grandissima importanza, perché per la prima volta può venire fuori una forma di dizionario, di vocabolario del linguaggio del belvederese, e il linguaggio del dialetto si conserva di più nel paese e nelle campagne, perché nella zona marina si conserva di meno, in quanto si tratta di zone aperte nelle quali penetrano altre persone dall'esterno che portano altri vocaboli. Ecco perché i contadini conservano di più la dizione, il modo di pronunciare e il modo di dire le cose. E io suggerirei ad Olga di registrare non solo con filmati le commedie e i lavori, ma di registrarla anche radiofonicamente, in modo che il vocabolo pronunziato possa restare, perché restando può rimanere anche nelle scuole, perché i ragazzi devono pure apprenderlo questo dialetto, oltre che a viverlo tutti i giorni. Sarebbe un errore perdere un patrimonio di questo genere. Olga qui ha annunziato tre commedie che non devo io presentare perché parlerà lei di questi tre lavori. È il primo libro, da quello che ho capito, il primo volume dell'attività teatrale che si sta svolgendo qui, e Olga De Luca ha raccolto questi primi tre lavori che, ripeto, sono molto semplici però ben articolati e ben incisivi. Sono leggeri però colpiscono anche per le vicende che portano avanti. E allora conservare queste cose, recuperare il più possibile, è importante, perché dicevo, vanno cadendo i termini dialettali. La televisione ha fatto cadere tante cose e la televisione sta facendo cadere anche la dizione della lingua italiana, perché gli stessi giornalisti che leggono i telegiornali non hanno la dizione della lingua italiana. La dizione stanno cercando di conservarla soltanto i doppiatori dei film, gli attori di teatro, coloro che hanno recitato, hanno studiato la dizione e la recitazione. Quindi la televisione sta anche scardinando la stessa dizione della lingua unificante che è la lingua italiana, e anche lì bisogna stare attenti. Adesso addirittura si nota che si leggono i telegiornali in modo ritmato, scandito, e non ho capito che tipo di dizione sia quella, io ancora questo non l'ho capito, speriamo che lo capirò in avvenire. Però anche la dizione sta per essere compromessa dalla televisione. Ora io non dico che dobbiamo spegnere la televisione, però se noi riusciamo a continuare a parlare
in dialetto, anche fra di noi, in famiglia, anche a dire le parolacce, non è un fatto sbagliato, perché è un modo come conservare questo nostro patrimonio, è un modo come trasmetterlo poi il patrimonio. Io prima parlavo con Peppino Mistorni, qui dicevo stanno cadendo molti linguaggi, soprattutto nel mondo contadino ed artigiano, perché essendosi trasformati questi due mondi nella tecnica, è chiaro che vengono a cadere i termini. Il calzolaio, non c'è più il calzolaio della volta, un scarpato che faceva la scarpa e faceva le altre cose e aveva tutti gli attrezzi che utilizzava. Allora gli utensili che utilizzava un scarpato non ci sono più, perché è stata meccanizzata la scarpa, e quindi non essendo più usati questi attrezzi sono caduti i nomi, è caduta la nomenclatura degli attrezzi del calzolaio, e così per il sarto, e così per il fabbro, e così per il falegname, non ci sono più questi vocaboli. E allora, cara Olga, il discorso del vedere è particolare, e su questo io vorrei insistere, perché è un'area unica. E allora non solo è importante scrivere le commedie, scrivere le poesie e fare il glossario finale, sarebbe anche utilissimo che Belvedere raccogliesse i modi di dire, i proverbi e anche i termini del mondo contadino ed artigiano, perché la nostra civiltà è di origine contadina ed artigiana e marinara. Non ci sono più i pescatori di una volta che usavano, e i pescatori di oggi non usano le attrezzature che si usavano una volta, per cui sono caduti i termini della marineria, non ci sono più. Allora cerchiamo di recuperarli almeno a livello intellettualistico, almeno a livello di conservazione del patrimonio culturale, magari facendoci dire da questi vecchi artigiani, pescatori, eccetera, i termini che loro usavano una volta, se non altro per una nostra conoscenza e un nostro patrimonio. Belvedere, dicevo, è importante per questo, perché Belvedere non ha un retroterra scritto dal punto di vista dialettale, ma quando io ho sentito recitare le poesie di Teresa e le poesie di Olga in dialetto belvederese, ho sentito una musicalità, e quindi la musicalità c'è nel dialetto di Belvedere, e c'è anche la caratteristica nel dialetto di Belvedere, che poi è un alfabeta, ma è passata alla storia della letteratura calabrese per le poesie in dialetto che dettava la figlia. E così inutile che adesso mi perdo nelle citazioni, ma ci sono tanti casi, perché i poeti più autentici sono proprio... Adesso questo punto Olga deve introdurre... Io vi ho detto che non avrei parlato dei lavori teatrali, perché è più opportuno che ne parli l'autrice. Buonasera a tutti, innanzitutto. Si sente? Sì, sì. Sì. Bene, il primo sketch che portiamo questa sera riguarda la commedia I Tre Vecchi Asini. È stata già vista magari da moltissimi qua presenti. È una commedia in tre atti, e praticamente, come appunto diceva Attilio, in questa commedia è proprio la donna che domina, è una situazione proprio matriarcale. Però qui il personaggio di Donna Rosa, così ben riuscito, è, diciamo, un personaggio che viene più che rispettato, viene temuto perché, diciamo, soprattutto nell'ambiente familiare, naturalmente viene temuto perché ha nelle mani proprio tutto il patrimonio, quindi non viene rispettata perché, ma viene rispettata perché è temuta, perché ha. E quindi da una parte, diciamo, ecco, questa donna che domina sul marito, domina sul fratello, domina sui nipoti. Dall'altra parte comunque abbiamo i figli e i nipoti, il marito stesso, insomma, questi altri personaggi invece che si crogiolano proprio su queste comodità, per cui sono degli scansafatiche, naturalmente. Non siamo in atto, però.
gli uomini che insomma lavorano poco. Che poi il marito di Donna Rosa non ho capito perché si chiama Attilio. Ma tu hai scritto prima di conoscere mio nome? Prima, meno male. Prima, non ho fatto segno. Esatto. E quindi diciamo così, so proprio Andrea si deve avvicinare, facciamo vedere un piccolo sketch, diciamo, ricorderete, penso con piacere, mi auguro con piacere. Sì, breve naturalmente, perché ma insomma è lo schermo, prendere una parte molto molto forte. Sono in un paese periferico, Fiume Freddo Bruzio, perché voi siete i primi della classe in tutti i sensi, giustamente. Ecco. Allora, sono obbligato a dirlo, voglio dire, sconveniente a parlare di se stessi, sono caporedattore di Calabria Letteraria, una rivista che nella prossima estate compierà i 50 anni dalla sua fondazione, e quindi in un certo senso, non in un certo senso, sicuramente è un record in campo nazionale, anche se mi guarderei bene da porla in relazione ad altre riviste importantissime che sono state pubblicate in Italia, ma hanno avuto vita breve, molto breve rispetto del recupero delle tradizioni locali, ricerca storica, quindi recupero del dialetto, una rubrica apposita abbiamo, poesie dialettali, ed io stesso, ecco, posso dire che pervengono in redazione, quindi a me stesso principalmente, dato che il direttore della rivista, dimenticavo per un momento, il professore Emilio Francella, il fondatore, che ha la venerante età di 89 anni, e quindi in un certo senso spetta anche a me selezionare i lavori che pervengono alla redazione, e do la massima prevalenza alle poesie dialettali, ovviamente quando sono valide, perché diciamo che è un po', insomma, tutti scrivono di dialetto, ma giusto come diceva Attilio, bisogna che anche abbiano un certo lirismo, insomma, non una certa espressività, che abbiano una valenza poetica, trascurando appunto la poesia, meno spazio alla poesia in lingua italiana, perché è estremamente pletorica la categoria dei poeti, esatto, inflazionata. Il dialetto, che devo dire personalmente, io ho avuto il privilegio, al pari di Attilio, di conoscere Olga 3 anni fa, credo, no? Di relazione, quindi ne apprezzo le sue qualità umane ed anche ovviamente intellettuali, e sono qui a rappresentare sì la rivista, ma sono qui principalmente a titolo personale, proprio come anche ricercatore, e qualche volta ovviamente mi diletto anche non solo in lingua italiana a scrivere sì in versi dialettali che in lingua. Leggo ovviamente il saluto del direttore, del professor Francella, e Aura d'Olga, e quindi tutto pieno successo, è un saluto a questo bellissimo centro storico, no? Che gratifica, solo con questa sua atmosfera serena si assapora, no? Tutta la storicità della nostra Calabria, qui in questo luogo. Avrei chiuso, sono poco emozionato. In questo lavoro, più che in altri, si avvertono le delusioni, le mortificazioni, le frustrazioni, anche le speranze della gente comune. Leggere magari quest'opera, io penso che faccia un po' bene, ecco. Perché non si dimenticano facilmente personaggi come quel giovane Salvatore, appunto, se vogliamo chiamarlo, ecco, proprio diciamo il ragazzo magari che dal
così nel pubblico proprio, ha il coraggio di bloccare proprio il politico di turno, oppure magari ecco, non si dimentica facilmente il falso perbenismo di Maddalena, non si dimentica il cinismo di Lucrezia. È diciamo una situazione proprio drammatica, anche se poi, come che dicevo già l'anno scorso alla fine della commedia, io è la prima commedia che veramente non ho chiuso, non ho dato un finale a questa commedia, perché come dicevo, e voglio anche ricordarlo questo, non l'ho dato volutamente, me ne sono andata su un'altra strada effettivamente, perché ecco, far vincere diciamo il Gaetano Borsa il personaggio del momento sarebbe stata una grande sconfitta per i vari Salvatore che si nascondono in noi. Magari ecco, dargli una perdita sarebbe stato, in quel momento ho pensato che forse era un po' troppo poco dargli proprio una sconfitta politica, quindi non ho trovato questo finale, forse più in là. Ci ripenserò e chissà, forse scoprirò insomma chi deve vincere, se Salvatore o i vari Salvatore oppure il politico di turno. Comunque io ho scelto proprio la parte iniziale di questa commedia perché è la parte che mi ha attratto di più, nonostante cioè magari l'ho scritta, però ogni qualvolta la leggo, è la parte che mi dà di più. Ecco Andrea, possiamo... ...linguaggio, in un rapporto che comincia ad essere quasi un po' dispregiativo nei confronti dei dialetti. E la Seconda Guerra Mondiale è quella che forse per prima va a codificare una vera lingua italiana. Perché? Perché i grandi spostamenti, soprattutto dal meridione verso il nord, no? I grandi spostamenti di gente, quindi la comunione di linguaggio, il cominciare a diffondersi dei mass media e soprattutto la forte scolarizzazione, la scolarizzazione di massa, fanno sì che il linguaggio, l'italiano, diventi uguale, veramente uguale, fortemente uguale dalle Alpi alla Sicilia. Ma in tutto questo è anche predominante questa caratteristica di concepire il dialetto come una forma espressiva di una classe sociale non privilegiata, certamente, un linguaggio povero, un linguaggio che soprattutto la scuola non ammette, cerca di reprimere, cerca di cancellare. Beh, probabilmente ci si accorge dell'errore, ci si sta accorgendo, perché la glottodidattica moderna dice che la capacità espressiva è vera, ricca, forte, quando le componenti sono varie, le più varie possibili. Il dialetto, la lingua, chiamiamola nazionale, le lingue straniere. In questo insieme, nel legare questo sistema linguistico, viene allora fuori la vera ricchezza di espressione, di linguaggio, che è l'individuo, ognuno di noi, è la lingua che parla. Così come i personaggi di Olga sono la lingua che essi parlano. Il belvederese, che è molto diverso da ciascuno dei personaggi, ma non nel lessico, o forse neanche nella fonetica, ma in quella sfumatura in più che c'è in ognuno dei personaggi. Volutamente ho la pazienza di aprire qui a Belvedere e che sindaco dovremmo fare in modo che resti con permanenza e che si arricchisca sempre di più. Sono tutte queste esperienze messe insieme a Belvedere, a Grisolia, a Maierà, in tutti i nostri paesi, che possono costituire il futuro, anche un futuro di benessere per i nostri territori, perché non possiamo andare avanti proponendoci all'Europa con un turismo di 10 o 15 giorni l'anno. Ci dobbiamo proporre con itinerari culturali, con itinerari religiosi, con una validità di iniziativa. Prego. Buonasera a tutti. Io non mi resta che ringraziare Olga, ringraziare per tanti motivi. Uno dei tanti perché io nella mia gioventù, diciamo, i miei anni, dai 14 ai 20 anni, non sono stato a Belvedere, ho vissuto nelle Marche.
Ogni volta che parlavo con i miei amici, con i miei compagni di classe, mi trovavo sempre un attimino inferiore, in quanto loro parlavano il loro dialetto, il mio dialetto non era conosciuto, perché mi dicevano ogni volta, ma cosa dici, cioè cosa stai dicendo? Alle galline, la c'era. Sì, c'erano, però comunque non mi capivano. E arrivato a Belvedere, ho fatto la scelta di diventare collega di tutti, l'amministratore comunale, e di incontrare Olga che ne sentivo tanto parlare a casa, perché è compagna di scuola di mia madre parla sempre di Olga. Ho avuto il piacere di conoscere Olga, la quale dal primo anno mi ha presentato subito queste commedie in dialetto belvederese. E devo dire che sono rimasto molto colpito e contento nel sentire questi ragazzi, perché purtroppo è vero, come diceva il professore prima, questi dialetti si stanno perdendo in noi giovani, perché magari... Preferisco parlarne poco di questa commedia perché la portiamo sulla scena venerdì. E quindi... Un'anteprima? Sì, un'anteprima, quindi proprio breve per questo motivo. Anzi, colgo l'occasione per ricordare che venerdì in questa piazzetta porteremo la... Lo stavo dicendo in italiano, là. Non so dove finivo. Arutunera. Sì, hanno bisogno di me, o no? Maramaia, che sigliozzo, chissà che non mi andò mai. Niente di mai, no, ha incignato già da rapezzare, non ha trovato ora sa buscare la giornata. Certo. Ma che buono sente, quando stanno ammaccando su uno. Certo che tu puoi avanti. A notte non sono qui, e la mattina dormono come a lire. Ma fa poco c'è prima la mattina, che è venuta a fare? Che ancora non è nemmeno chiarato. Ha già fatto un'ambasciata a Don Ferdinando. Ma, e da Gangiolè, ma stanotte come aiuta a finire? Non mi ci fa pensare, che magrizzano i carni. E che ne c'ha pensato le spice? Gli è sempre fratto, ma sei chiuta a curca su pro di vanille invece da pigliare con una corraia. Ma, e come ha fatto a pigliare su? Non ci ha pigliato il male di Rainer. Da pigliato fino a bocco, che l'avrà cotta da mogliera. Povero fraticillo mio, che sa quale peccato sta pagando? Il peccato di un Ferdinando vecchio, non c'è niente da fa, l'albero paica e la giaima reggiaiva. Se mi viene affatta, i sogni preparando un piattaino. Vede che lo capo fa, cacanatta ti fa gitta menzanna a strada e puh, rimane con lo culo alla lauta. Va tanto, va, non sono fatti i tuoi, Ferdinando è frate, ma. Sa, Davide ta. Già far ricordare un nome mio, ammalazza. Chi te? Parli solo, amo? O ti stai dicendo ancora un po' satirisario? No, hanno cignato a lavorare a Ribera. Manda su paese che nessuno a premo comanda. Anche un giorno faccio una chianca, o non mi chiamo Chio Ferdinando Noia. Ah, e che non può dormire, questo vattichiamento. Senza soldi, non si canta mai, sa. Gangiolè, va, e vedi quello che ha fa. Io non mi ci raccapezzucchiò. Ma com'è si cane rugnosa, non ci a lavorare alle 5 della mattina? Ha già fatto una scappata al Lucumone e ha già parlato con lo sindaco. Ma ha già messo una ricchia in terra e a modo che gli fai venire top e mi fare sbigliare. Ha sbagliato orecchia, non avrà né che fa e né che pensare. O stai dicendo per mi far raggiare. Se pensi che a 3 mesi di matrimonio se riusciuto a mi far scordare usun. Alzi top. Ah, stanotte, po, che bella nottata. Nuttata e figlia femmina, ha fatta per mai la nuttata. Ma non mi fa pensare alle male parole che mi ha detto, che se no mi fai buttare dei peri 5 minuti. Perché? Tu non ca, ieri sei bagnato. Ma come ti già fai capire che mi già fatto su quello bombolillo dell'acqua, anche un acchiaccato, e come ha giunto più su me se ti vacato un collo? Sapevo. Che buda, che mi ha giù pisciato. Tieni ragione, mi ha giù pisciato un collo. La trova, chiudi che la bocca.
Non si può più ragionare, puttaia. Anche una volta alla remula, a mulami curtilla. E gli sento già un strauscio. Facciamo una cioccolatera di caffè, che andava a pigliare, alla faccia di Genelaitica. Gangiolè, il padrone mio si è appetato? Proprio buono scapolato. Che devo pigliare bene. Ah, sta fra Dio, ven a Don Ferdinando. Ai, mamma capo. Ah, non ce la faccio più. Gangiolè, vado un speziale, poi pigliamo una pennola più male da capo. Corre, fa vita. A gatta pressarola, ai, fa le figlie cicate. E parlato, donna Pitaissa. Ai, capo. Gangiolè, lascia come tu trovi e baciamo a Maraia, che mi ha già fatto male del capo. Prima già fanno piacere a frate, ma... E poi ci vai, che ti ha capo che mi sta sbandando. E a mai mi ci viene all'uomo, da già un bicancolo. Ma fanno zambe speciali a tutti i dai. Ma fanno... Date un mele sopra la lingua, vado. Ma come la fa se mi litigate con una continuazione? Questa casa pure i Paolo c'è, te ne la tossa. Chiudiamola qua. E ci avviamo alla conclusione, anche perché poi la commedia la vedremo per intero venerdì prossimo, e vorrei invitare l'onorevole Mistorni a dire la sua parola in questa serata che ci ha visto un po' tutti vicini. Ma io non ritengo di concludere, anche perché mi auguro che sia l'inizio di una nuova, di un nuovo impegno, e che da Belvedere, grazie ad Olga, avete anche citato Teresa, ecco, possa venire fuori un nuovo messaggio, quello di far conoscere a tanti di noi, cominciando da me stesso, le tradizioni, quelle che è la nostra origine, quelle che sono le nostre detti popolare, le nostre antiche tradizioni. Quindi è un fatto altamente positivo, e sono fortemente impressionato e anche contento, perché da un 2-3 anni a questa parte si sta parlando in Calabria di tradizione, di riscoperte di antiche messaggi, eccetera, tenendo anche conto di ciò che sono le varie realtà che tu hai posto in evidenza, perché la Calabria è variegata, ha diciamo una serie di dialetti, di stasera sono un po' stanco e quindi non riesco nemmeno a una serie di tradizioni, di dialetti, di etnie che portano, diciamo, spingono quasi tutti quanti noi a volerle valorizzare e a renderle, diciamo, fruibili a tanti giovani che purtroppo oggi, presi da altre attenzioni, presi da altre registrazioni, non riescono a seguire, a rivedere un po' ciò che è stato il passato.
Cari amici, io sono contento anche perché sono fra i firmatari, forse il primo firmatario, di una legge regionale, quella che vuole riscoprire quelle che sono le tradizioni, specialmente di alcune realtà, quale le realtà albanesi, le occitaniche, le grecaniche, e anche di consentire ai vari alle varie realtà dei vari paesi di avere un supporto anche normativo, legislativo, per poter accedere anche a dei fondi, a dei finanziamenti. E allora questa sera è anche una spinta in più, è un motivo in più per poter lavorare e fare in modo che questa legge venga approvata. E io ritengo che si possa fare molto, a cominciare dalle scuole, perché con la legge che stiamo per approvare anche noi dobbiamo cercare di recuperare questa, che è cultura, dobbiamo cercare di recuperare. Allora, grazie ad Olga, e mi auguro che come Olga ne nascono altri in altri paesi, in modo che si possa, ecco. C'era tanto comodo, insomma, ecco, parliamoci piano. Poi vorrei aggiungere una piccolissima nota. Il ricavato dei libri va interamente nelle casse del Cenacolo, anche perché abbiamo fatto una grossa spesa, quella dei microfoni, e quindi in qualche modo dobbiamo. Un autofinanziamento. Bene.